Siamo qui con Cristiano Michelotti, allenatore del Pescia. Un commento a questo 0-0 casalingo ottenuto con l'Ospedalino, un punto che smuove la classifica come settimana scorsa. E come vede a questo punto l'andamento della squadra, due giornate ormai dal giro di boa di questo girone B di prima categoria? Come ti dissi domenica scorsa, noi il nostro obiettivo è girare a 15-16 punti. Oggi siamo arrivati a 13, ci manca 2 punti. Perché sempre ormai ci segui, quindi sai le nostre vicissitudini. Anche oggi si è fatto male Biagi dopo 20 minuti, Pagni si è fatto male venerdì in allenamento, quindi siamo sempre a rincorrere, sempre a rincorrere. Che ti devo dire? Speriamo che nell'anno nuovo ci sia meno infortuni e meno problemi rispetto a quelli vecchi. Di positivo c'è, cioè, che sono 3 partite che non prendiamo gol, non subiamo gol, quindi positivo. Avanti così. Un commento alla partita di Fiaschi, che è stato estremamente decisivo con almeno 3 interventi oggi. Assolutamente sì, oggi l'Ospedalino non è che ha giocato meglio, ha prodotto più di noi su calcio d'angolo, hanno avuto 2-3 palle importanti che Fiaschi è stato bravissimo. Oggi si è portato il punto a casa. Il 95% è merito di Fiaschi. Comunque bravi tutti i ragazzi, perché ripeto, non è facile nella nostra condizione giocare. Ormai ci segui da un po' e vedi che siamo sempre quelli, siamo 11 contati e si va avanti, me ne entra uno, me ne esce un altro. Anche oggi si è finito, come visto, con 2002-2003, che tra l'altro anche oggi il 2003 ha fatto benissimo. Però se guardi le note delle altre squadre, non ce n'è punte squadre che hanno 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, va bene così, meglio per il Pescia. È stata una partita difficile per il campo, naturalmente, perché era un campo quasi impraticabile. I ragazzi però hanno dato tantissimo, ci hanno messa tutta e specialmente nel secondo tempo meritavamo questa vittoria. È stato molto bravo il loro portiere e in altre 2 o 3 situazioni con palle sulla riga, insomma, in mischia. Insomma, non ci ha detto bene, non ci dice bene, un momento non ci dice bene, però prendiamo questo pareggio perché andiamo avanti, abbiamo pareggiato domenica, 2 partite fuori casa, 2 pareggi, cerchiamo di andare avanti, abbiamo recuperato tutti gli uomini, quasi tutti, e quindi questa è una cosa importante anche per avere i cambi disponibili, specialmente in questo periodo dove si trova campi molto pesanti e c'è bisogno di forze nuove durante la partita.